Domani 25 aprile, festa della liberazione dal nazismo e dal fascismo. L'associazione Partigiani non vuole nel corteo Alemanno e la Polverini e Zingaretti, teme contestazioni. Intanto in città spuntano manifesti inneggianti alla Repubblica Fascista di Salò. Flavia Paone. Scusate, io ho combattuto... Anni fa era finita così, a uova e limoni in faccia, a chi doveva ricordare i valori della resistenza partigiana. Perché su quel palco c'era la presidente della Regione Lazio, Renata Polverini, e a lei il lancio era diretto da chi la riteneva politicamente troppo lontana dalla storia di liberazione del nostro paese. Il 25 aprile, una data che a distanza di 67 anni divide ancora sul suo significato, su chi ha diritto di celebrarlo. Quest'anno arriva in un clima particolarmente teso a Roma, dove negli ultimi mesi si sono succedute provocazioni fra studenti di destra e sinistra, contestazioni pubbliche a partigiani e poi la decisione dell'ANPI. Niente politici al corteo, Polverini, Alemanno e Zingaretti domani restino a casa. Il mancato invito è stato giustificato dalla necessità di svolgere serenamente le celebrazioni, di scongiurare il rischio di un'altra piazza trasformata in fossa dei leoni, ma certo la scelta ha fatto molto discutere. Perché dietro, ovvio, c'è anche altro, lo dice lo stesso presidente dell'Associazione Partigiana Romana, riferendosi ad Alemanno e Polverini. Non sarebbe gradito se si presentasse qualcuno associabile al fascismo.